Il giardino delle anime, la prima fatica letteraria di Pasqualino Ferrante, il giovanissimo scrittore matesino originario di Pitimonte Matese, che studia e vive nella città eterna e che fin da piccolo si appassiona alla letteratura fantasy. Ed è proprio da queste letture che il giovane trae ispirazione per la sua opera che farà parte di una trilogia. Protagonista de Il giardino delle anime è il giovane Nathan, ragazzo prelevato da due soldati dalla dimora in cui vive con la madre. Ma è lo stesso autore a spiegarci tutto su questa sua opera prima, che molti consensi sta già ottenendo. Allora, Il giardino delle anime, perché questo titolo? Perché ci siamo sempre immaginati, penso, dalla notte dei tempi, no? Che cosa c'è dopo? È la domanda che si fanno tutti, penso, prima o poi nella vita. Che cosa c'è dopo? Io ho voluto immaginare nel mio piccolo magari un mondo più, sì, sempre spirituale, però comunque umano, no? Quindi cerchiamo di attaccarci alle cose terrene come la natura, gli alberi e così via. Come nasce l'idea di questo? Questo è il tuo primo lavoro? Sì, è il primo. Ce ne saranno altri perché è una trilogia, quindi questo è il primo di tre, diciamo così. Almeno di tre, poi in futuro vedremo. Ecco, l'idea come nasce? Nasce perché, diciamo, il fantasy mi ha sempre appassionato, fin da piccolo ho sempre letto, diciamo, ho studiato anzi proprio queste opere e mi sono detto che prima o poi toccava anche a me contribuire. Poi non so se ho contribuito bene, però diciamo che ci ho provato e mi è nata subito l'ispirazione, diciamo, raccogliendo tutte queste testimonianze di grandi autori fantasy, ho cercato di fare una cernita, evitando chiaramente di copiarli, cioè mi sono serviti ad escludere quello di cui non dovevo parlare per evitare poi di cadere nel plagio, effettivamente. Riusciamo sinteticamente a far capire ai nostri telespettatori la trama, di che cosa parla esattamente? Allora, la trama è, diciamo, molto semplice perché la lettura è molto scorrevole. Parla di questo ragazzo Nathan che, diciamo, lui è costretto ad andare in guerra come tutti i ragazzini del mondo in cui lui vive, che si chiama Elmuren. Ovviamente immaginario? Sì, tutto immaginario. Ogni riferimento è puramente casuale, come si suol dire. E praticamente lui è costretto ad andare in guerra, però mentre si trova in guerra riceve purtroppo la comunicazione che sua madre non sta bene, ha una bruttissima malattia e quindi dopo la morte di sua madre lui viene a scoprire, diciamo, un sacco di cose sul suo passato che lui non si aspettava e gli crolla il mondo addosso perché tutto quello che non si immaginava neanche lo viene a sapere nello stesso momento, quindi affrontare questo destino diventa complicato e diciamo che la storia si articola tra vari incontri, lui incontra numerosi personaggi, molti dei quali, diciamo, sono amici apparenti perché magari può fidarsi ma non fino in fondo, quindi vediamo anche una crescita di questo personaggio in base alle persone che incontra ma in base anche a quello che gli accade effettivamente. Bene, il resto lo affidiamo alla sorpresa dei lettori che andranno a comprare il libro. Sì. Innanzitutto dove si trova? Allora, si può trovare su tutte le piattaforme online, quindi Amazon, IBS.it, il sito della Mondadori, la Feltrinelli, ma in primis sul sito della mia casa editrice che è Edizioni Draw Up. Io ho creato una pagina Facebook dove appunto ci sono tutti i link, basta cliccare sul tasto acquista ora e diciamo da lì poi è tutto semplice, nel giro di 48 ore il libro viene consegnato o altrimenti fisicamente proprio nelle librerie, basta, se non è presente e già esposto può essere ordinato tranquillamente e arriverà comunque in pochi giorni.